Ciao a tutti e benvenuti questa sera. Che c'è con noi l'attore Luca Cesa, che interpreta nella fiction Rai, nel biopic Rai Folle d'amore, la biografia di Alda Merini. Lui interpreta Ettore Carniti, che è il primo marito di Alda, e vediamo di conoscerlo meglio, sia lui che il suo personaggio. Ciao, Grazie per essere grazie. qui stasera. Grazie a te di avermi chiamato. Allora, cominciamo. Come hai Sì. preparato il tuo ruolo di Ettore Carniti, il marito di Alda Merini, appunto, considerando la complessità del personaggio e della storia d'amore tormentata che li ha legati per quasi 40 anni? Allora, innanzitutto devo fare un lavoro sulla cadenza e il dialetto, perché lui è nato in provincia di Cremona, la storia è ambientata a Milano, quindi io, insomma, essendo di Roma, ho dovuto fare un lavoro sull'accento. E poi mi sono andato a informare su di lui perché, insomma, non c'è tantissimo scritto su internet, a differenza di Alda Merini, ovviamente. E quindi ho comprato un libro scritto dalla figlia Emanuela Carniti, la prima figlia che hanno avuto loro due, dove spiega, insomma, il carattere del padre. Lui era un fornaio, un prestinaio, si alzava molto presto la mattina, lavorava di notte, insomma, aveva una vita molto, molto, a livello lavorativo molto dura, che non si sposava tanto con le esigenze di una poetessa, insomma, di un personaggio così iconico. Lui non erano in grado di, da quello che si evince, non erano in grado di avere una relazione, anche se poi magari i primi periodi si sono molto amati, hanno fatto quattro figlie comunque in 15 anni, 20 anni di matrimonio, per cui sicuramente si sono molto voluti bene, però diciamo che non erano affini caratterialmente. Esatto. E proprio per questo, qual è stata la sfida più significativa nell'interpretare Ettore, coinvolto in una narrazione che spazia da momenti di felicità ai periodi bui di crisi e ricoveri psichiatrici di Alda? La sfida è stata appunto trovare quell'equilibrio che c'era tra l'innamoramento iniziale e una delusione forte verso la fine del rapporto. Poi lei è stata mandata in manicomio, insomma, da lui. All'epoca non si bastava alzare il telefono per dire che qualcuno non stava bene di testa e si portava in manicomio. Non c'era la legge Basaglia, che adesso è una legge in cui all'epoca chiuse tutti i manicomi, no? All'epoca era molto, molto facile ritrovarsi in manicomio. Lei è stata a 12 anni uscendo, entrando lì dentro. Quindi sono delle scene forti tra me e lei, in cui una sera, insomma, io pure, cioè il personaggio di Ettore è uno comunque, magari, diciamo, rappresentava uno stile di vita molto macio dell'epoca, no? Magari usciva la sera, tornava tardi, faceva bisbocce, si ubriacava, tornando a casa, Certo. insomma, litigavano, litigavano, si erano allontanati totalmente. Però, insomma, è stato anche da quello che è stato scritto dalla figlia, è stato anche un buonissimo padre, dietro a quattro figlie, insomma, ecco. Ok, perfetto. E in che modo hai lavorato sulla dinamica del rapporto tra Ettore e Alda? Per catturare, insomma, la complessità della loro relazione anche con l'attrice che la interpreta da giovane. Ma con Rosa Diletta abbiamo lavorato, diciamo, ci conoscevamo già noi due perché abbiamo fatto Nero a metà insieme, quindi c'era già diciamo, delle sovrastrutture, delle barriere le avevamo interrotte già, le avevamo rotte, per cui è stato facile trovare abbastanza una sintonia tra di noi. Poi mi sono trovato benissimo, comunque le cose uscivano molto naturalmente con lei, è molto brava, quindi era facile risultare credibili avendo Bene. lei a fianco. Sì. Bene. E allora, il film tocca vari periodi della vita di Alda, dalle sue prime esperienze
fino alla permanenza in manicomio, abbiamo detto. Come hai gestito la transizione tra queste diverse fasi della storia, mantenendo la coerenza di Ettore? Allora, a parte che mi hanno nel film non so quanto si veda, però ecco, mi hanno truccato, sono state ore e ore di trucco sul set perché mi hanno dovuto un po' raggrinzire la pelle, comunque abbiamo affrontato varie età, dal matrimonio, Certo. che avevano 30 anni, fino ai 40-50 anni, quindi mi hanno un po' arricciato tutta la pelle, rughe, era una maschera di ferro, sembrava che avessi addosso. È stato pesante quello, trucco e strucco soprattutto, quello a livello tecnico. E poi ho cercato di lavorare un po' con la voce, di lavorare con il corpo per insomma dare quei pochi anni in più, che poi non è facile, insomma, però ho cercato di lavorare un po' sul corpo e sulla voce. Bene, perfetto. E sempre attraverso la figura di Ettore, come hai interpretato il contesto sociale dell'epoca per portare autenticità al tuo personaggio? Lui era molto, cioè, era molto dentro la vita lavorativa dell'epoca, e quindi come hai cercato di portarlo in scena, diciamo? Il Di portare in scena cosa? Scusami, mi sono perso. contesto sociale dell'epoca. Contesto sociale dell'epoca. Ripeto, insomma, avendo quegli elementi che, insomma, lui era un fornaio, era un uomo abbastanza semplice, quindi mi sono molto, molto diretto, schietto. Dalle foto poi che si trovano su internet su di lui, si vede una persona molto con molte rughe, molto fumava in continuazione, sembrava molto nervoso, no? Una persona che comunque aveva tante, tante magagne. Io ho cercato di portarlo in maniera più naturale possibile, molto, diciamo. Un aspetto che ho considerato è quello della naturalezza e della cercare di essere il più possibile un po' del popolo, capito? Diciamo molto semplice come persona. Ho Certo. cercato di approfondire quell'aspetto lì. Perfetto. Allora, il film evidenzia la relazione tra Alda e il dottor Enzo Gabrici, lo psichiatra che la aiuta a ritrovare la passione per la scrittura, per la poesia. Come ha influenzato questa dinamica l'approccio che hai avuto tu con il personaggio di Ettore e di lui verso Alda, insomma? Beh, sicuramente ci sarà stata, immagino, cioè quello che ho pensato io, una sorta di gelosia nei suoi confronti di questo dottore, perché lei comunque improvvisamente nel manicomio sembrava quasi che si trovasse a suo agio, no? Perché ha trovato una figura molto importante, appunto era quella del dottor Gabrici, detto il dottor G nelle sue poesie. Quindi c'è una scena in cui la vado a trovare in manicomio dove parliamo e lì si evince molto il suo, diciamo, tra virgolette, non voglio ingigantire la parola, però benessere nello stare lì, di aver conosciuto una persona che la faccia stare, che la capisse un po', cosa che è mancata tra me e lei, tra Ettore Dalda. Ecco. Giusto. E qual è il messaggio principale che speri che il pubblico tragga da questa storia, soprattutto dal tuo personaggio? Nel bene e nel male, Sì, diciamo così. spero che tanto il pubblico si appassioni alla storia di Alda Merini, che ha avuto una vita incredibile comunque, al di là che è una poetessa stupenda, ha anche avuto una vita travagliata, piena di episodi, eventi, quindi per fortuna è uscito un film su questa persona, siamo molto contenti di questo. E poi spero che sul mio personaggio, vediamo come la prenderanno, insomma. Lo giudicheranno, saranno, non lo so. Spero che quello che si vede sia credibile, insomma, nel bene o nel male, eh? Poi è importante che ne esca fuori, che la gente lo apprezzi nella Bene, totalità perfetto, del film. Sì. bene. Allora abbiamo parlato del tuo personaggio, adesso vorremmo conoscere un po' meglio te come attore.
Sì. Come hai cominciato? Com'è nata la tua passione per la recitazione? E insomma, raccontaci un po' la tua storia, come è iniziato la tua passione? Ho iniziato durante il liceo, cioè durante l'ultimo anno di liceo, io insomma, così totalmente a caso mi iscrivo a questo corso questo laboratorio teatrale che faceva al liceo, no? Nella scuola. E da lì poi dobbiamo fare la rappresentazione dell'Antigone di Sofocle, che è una tragedia greca, gli facevo il classico, quindi insomma era un po' a tema. L'insegnante ci porta in Sicilia a portarlo in scena in questo festival di ragazzi di tragedie greche, e da lì, dopo quella rappresentazione, mi innamoro totalmente di quest'arte, cioè perché non sapevo per niente di cosa si tratta. Non ero un appassionato, non ero un cinefilo, un amante del teatro, cioè lo conoscevo ma molto poco. Quindi da lì è come se mi si fosse, cioè, l'ho scoperto facendolo un po', no? Non ho avuto la vocazione, Ah, ok. l'ho scoperto facendo, e da lì però mi si è aperto un bel mondo. Una passione, mi è nata una passione. Poi da lì ho cominciato a fare tutte le trafile per entrare nelle varie accademie, eccetera, eccetera, e poi ho iniziato a studiare, insomma. Quindi hai cominciato con il teatro, giusto? Ho iniziato, sì, Con il principalmente con il teatro. teatro, sì. E adesso hai abbandonato quel campo o vorresti tornarci? Come... Mi Lo so piacerebbe. che è come chiedere se preferite avere un bambino uomo o donna, femmina o maschio, però molti mi rispondono che non riescono a scegliere e non sanno darmi una vera risposta tra teatro, cinema e televisione. Tu cosa ne pensi? È vero, no, anch'io rispondo così perché sono tutti e tre belli, ma in diverse forme. Il teatro per me è bello, ma cioè, è molta fatica, è molta passione, è molto impegno, è molta poi fatica fisica. Comunque, il teatro, cioè, mesi e mesi di prove, sei meno comunque remunerato. Sicuramente è bellissimo, però ecco, diciamo che si dà, adesso se non hai produzioni vere e proprie con cui fare spettacoli, si dà più spazio, un attore dà più spazio a TV e cinema perché comunque ti danno più possibilità, più aperture. Per quanto io poi creda che il teatro sia stupendo ed è unico. Certo, giusto. E, puoi parlarci dei tuoi prossimi progetti dopo questo film? Allora, non potrei, cioè non posso dirtelo perché siamo ancora in. Ok. Sai quando filmi quelle cose di segretezza, di. Sì, No, ok. ok, quindi Quindi c'è non qualcosa. posso accennare. Sì. Si può dire se in TV, al cinema o a teatro? No, Neanche. teatro no, non è teatro, non è Teatro no. teatro. O in TV o al Ok. cinema. Ok, Esatto. va bene, quindi in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti e Grazie, grazie. ti terremo d'occhio per sapere cosa sarà. Grazie, sì. No, Ok. non è per niente, però che è proprio No, no, una capisco, questione capisco. di. Cioè, se mi beccano mi fanno beep. Esatto. Capisco, non è Capito? ancora diffuso, ecco, non è ancora Esatto. pubblico. Ok, benissimo. Va bene. Grazie mille. Grazie a te, ringrazio tanto. E in bocca al lupo. E ricordatevi tutti giovedì sera su Rai 1 il biopic di Alda Merini con Luca Cesa, che è stato qui con noi. Grazie Folle d'amore, grazie. a tutti e buona serata.